La certificazione delle competenze del sistema camerale per gli studenti degli istituti superiori. Unioncamere e le Camere di Commercio hanno avviato un sistema per la certificazione delle competenze non formali per gli studenti degli istituti superiori, finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite dallo studente nel corso della sua esperienza formativa. La certificazione delle competenze del sistema camerale è al momento prevista per i percorsi realizzati nei seguenti settori: meccatronica, turismo, moda, agrario-agroalimentare e nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Tutti i percorsi di certificazione vengono gestiti tramite la piattaforma del sistema camerale. Le scuole, le aziende, gli studenti e la Camera di Commercio accedono ed operano sulla piattaforma ognuno con proprio ruolo. Per l'ottenimento della certificazione delle competenze è prevista una prima fase di coprogettazione per cui scuola e impresa coprogettano l'attività di PCTO a partire dagli standard nazionali forniti da Unioncamere. Una seconda fase prevede l'esperienza di tirocinio, ovvero lo studente inizia l'attività di stage presso la struttura ospitante. La terza fase prevede che, concluso il percorso di stage e raggiunti i requisiti minimi, lo studente possa accedere al servizio di certificazione delle competenze. L'iter per la certificazione prevede l'esame dei documenti, il test e la valutazione a cura di una commissione terza nominata dalla Camera di Commercio. La certificazione delle competenze costituisce un'opportunità per studenti e aziende. Gli studenti possono fare esperienza in settori specifici, in aziende referenziate interessate a reclutare personale per eventuali assunzioni, e infine possono ottenere un badge digitale che certifica le competenze non formali acquisite. Anche le aziende possono avere molte opportunità dalla certificazione delle competenze, possibilità di contribuire alla crescita del capitale umano, ottenere una risposta alla propria ricerca di personale e accedere a contributi e voucher a fondo perduto.